anche una difesa che comunque continua a subire poco. Il gol è arrivato anche su un uno contro uno, una grande giocata del Greco. In generale siamo contenti per la prestazione ordinata che abbiamo fatto, non abbiamo concesso tantissimo all'Olympiacos. Di contro, già secondo me sabato contro il Bologna, la squadra aveva secondo me prodotto un calcio accettabile, logico quantomeno. Poi è normale che alle volte qualche errore ci penalizza oltremodo, perché domenica abbiamo concesso sabato 4 palle gol a Roma su 4 ripartenze su palla nostra, quindi in un momento come questo, dove siamo in formazione, dove siamo in crescendo, i ragazzi devono tentare soluzioni semplici fino a quando la squadra prenderà la sua forma e allora potrà venire anche qualcosa di meglio. Oggi credo sia stato un punto di partenza, ecco. Non vuol dire che con questo abbiamo risolto i problemi o siamo diventati improvvisamente una squadra che gioca bene e fa sfaville, ma credo che ci voglia il suo tempo, ecco. Col Tridente c'è stato un po' più di ampiezza, può essere questa una prima svolta tattica di Questa è una crescita? soluzione che siamo andati cercando per prima con Rombo è una tipologia di sviluppo che passa per vie centrali, quindi probabilmente richiede dell'affiatamento o delle soluzioni che adesso non trovavamo, quindi abbiamo scelto una via più facile. Oggi dove ci incartiamo andiamo per vie esterne e tentiamo la giocata in catena. Alle volte è una soluzione al problema migliore di quella che adottavamo prima. Vediamo se è la strada. Non mi focalizzerei tanto sul sistema di gioco, quanto sulla capacità del giocatore di riconoscere delle situazioni in campo più semplici di prima. Chiederle come sta Montaperto e se il suo, diciamo, la sua uscita dal campo ha cambiato un po' i vostri piani, dato che, diciamo, da quando è rientrato lui dalle queste ultime partite, diciamo che vi ha cambiato un po' il modo di giocare. Beh, è un giocatore di grandissima qualità tecnica, è normale che all'uscita di un giocatore così un pochettino cambia lo sviluppo, perché è un giocatore che non deve necessariamente passare per una linea di gioco predeterminata, ma è un giocatore che salta l'uomo, quindi può creare superiorità numerica. Dopo siamo andati per vie più lineari, perché Di Pardo alla fine è un centrocampista adattato sull'esterno, anche se lo può fare per caratteristiche fisiche. Viviamo oggi con degli adattamenti, credo che per un po' non ce l'avremo, quindi troveremo una soluzione differente. Cambierà in questo percorso di crescita come terzino destro. E oggi è stato bravo a reagire alla difficoltà del primo gol subito sull'uno contro uno. Per uno che è abituato a fare l'esterno alto, fondamentalmente non è facile, deve sbagliare, perché se uno non passa per gli errori non cresce, ci va la pazienza ad aspettarlo. E lui la convinzione di capire che è un ruolo che secondo me gli può consentire prima di giocare ad alto livello. Degli assenti, prima è passato Muratore, quindi è venuto in mente anche lui. Comunque sta recuperando. Sono lunghi, nel senso che ci va pazienza, la seconda volta che hai un infortunio del genere, non ti so quantificare il tempo, però io fino a Natale non mi aspetterei niente, gli altri siamo fondamentalmente, ora vediamo come recupera Olivieri e come recupera Montaperto fra 2 o 3 settimane probabilmente, vediamo Olivieri sostanzialmente. Un problema Oggi muscolare. sembra una roba muscolare, però finché non fa un esame non sappiamo quantificare l'esito. Rigorista Olivieri o Crigara? Rigorista è chi si sente di batterlo, non sono uno a cui piace designarne. Poi in allenamento sono tutti designabili, poi quando c'è la partita la palla scotta e il primo che la prende vuol dire che se la sente di tirarlo. Se l'hanno presa in due vuol dire che se la sentivano in due, ma non sì, meglio due che nessuno. L'ultima, quanto ha inciso psicologicamente la sconfitta con la Roma questo pomeriggio? No, niente, anzi, la sconfitta che forse poteva paradossalmente peggiorare la situazione, perché secondo me siamo usciti da una partita dove non meritavamo di perderla, e quando invece tu non ottieni il risultato, subentra sconforto. Prima ho detto che questi ragazzi qua vivono in un ambiente che è quello della Juve, dove non c'è tanta abitudine a perdere le partite, quindi bisogna anche vedere alle volte questa disabitudine cosa comporta dal punto di vista mentale, e può esserci una difficoltà. Io però credo, ne abbiamo parlato con loro prima della partita, che nel calcio per ottenere un risultato bisogna raspare e fare fatica. Se uno non è abituato a far fatica per ottenere qualcosa, non penso che caschi qualcosa dal cielo. Quindi ben venga sto periodo se poi può rafforzare o fortificare l'aspetto caratteriale dei ragazzi. Magari se lo riduciamo è meglio.